Ma il DJ deve fare la SIAE? Prima di entrare nel merito, ti chiederei di iscriverti al canale DJ Nelio e di cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornato su tutti i prossimi video. Questa è una di quelle domande che mi fa sempre sanguinare le orecchie. E non è neanche colpa di chi la fa, perché c'è una grande confusione e poca chiarezza in merito. E allora, come al solito, mi metto lì e cerco di sviscerare l'argomento in tutte le sue possibili declinazioni, anche poi andando poi ad approfondire in video più specifici. Cosa vuol dire il DJ deve fare la SIAE? Può voler dire almeno tre cose diverse, più o meno legate tra loro. Un conto è la licenza SIAE per i DJ, che è quella che servirebbe per passare dei brani scaricati o acquistati da internet nelle serate al pubblico. È un argomento molto complicato e spinoso e ne parlerò un'altra volta. Si può chiedere questo, come dire, deve essere il DJ a fare il permesso della serata, quindi il permesso SIAE, oppure è il DJ che compila il programma musicale SIAE? Nel primo caso la risposta è no, assolutamente no. Non fatevi fregare in questo perché in tanti ci provano. Non è il DJ che deve fare il permesso per la serata. Il DJ deve andare lì a trovare o il foglio da compilare oppure la richiesta online e l'assegnazione del programma tramite il sito della SIAE. In tanti ci provano. Il locale che fa musica lo sa come funziona. Che deve andare all'ufficio SIAE di competenza, ovvero quello nella sua area, perché il permesso lo si può fare soltanto nell'area di competenza, e richiedere di fare musica di un certo tipo in determinate serate, con DJ o con qualcuno che suona dal vivo. Quando c'è una serata, una festa o un evento speciale, gli viene consegnato il programma che poi dovrà essere compilato e restituito. Chi ha un locale o uno spazio eventi lo sa come funziona e dovrebbe essere già registrato, altrimenti non può fare musica nel suo spazio. Certe volte però capita che c'è un organizzatore esterno che o affitta lo spazio oppure decide di fare una festa in un locale dove di solito non viene fatta musica o dove viene fatta soltanto per appuntamenti speciali. In quei casi, il titolare del locale chiede a chi organizza la festa di fare anche il permesso per la SIAE, perché in caso di fallo è comunque il titolare del locale che ne pagherà le conseguenze e non l'organizzatore esterno. Allora capita che a persone che non hanno mai avuto a che fare con la SIAE sia chiesto di fare il permesso. È normale che in quei casi chiedano al DJ come funziona, come farlo e cosa bisogna dire o non dire, perché non ne hanno mai avuto esperienza. Allora il DJ, diciamo che può suggerire quello che bisogna dire, come funziona, eccetera. Però non è una cosa che è di sua competenza. Se è un tuo amico, puoi scegliere di essere te ad andare all'ufficio o a iscriverti al sito. Però sono due ruoli ben distinti. Un conto è l'organizzatore dell'evento, quello che richiede il permesso, un conto è il direttore dell'esecuzione, quello che il permesso lo conferisce. È bene conoscere le procedure, anzi lo vedremo in maniera più specifica, di come si richiede un permesso per una festa e tutte quelle che sono le domande a cui dare una risposta e quindi la vostra competenza è utile in quello. Ma non è un compito che spetta a te di sincerarti che ci sia il permesso per una serata. I tuoi obblighi sono altri. Compilare il programma musicale e compilarlo in maniera corretta, perché gli errori nel programma musicale comportano che i diritti non vengono ripartiti agli autori dei brani, ma anche delle possibili sanzioni se si scrivono dei brani che poi effettivamente non si suonano. Una volta che ti trovi il foglio sul tavolo della console, oppure ti viene assegnato via email, devi sapere come si compila un programma musicale. È molto semplice. Sulla sinistra l'autore del brano, sulla destra il titolo. Attenzione, devi mettere l'autore,
non chi lo canta, chi lo interpreta, oppure la band o il DJ nel nostro caso. Devi mettere l'autore o meglio il compositore del brano. Non è sempre semplice risalire all'autore originale di un brano, perché per esempio puoi suonare un brano oggi che è stato scritto tantissimi anni fa. Ora la tecnologia ci aiuta mano a mano. Dal sito della SIAE si vede l'interprete e poi si riconduce all'autore originale. Prima un tempo c'era il CD e sui CD stampati e pubblicati in Italia c'era scritto per obbligo di legge gli autori e i compositori, tra parentesi sotto il brano. Però era un obbligo che è solo in Italia, perché soltanto in Italia esiste la SIAE per come la conosciamo noi. Nei CD di compilation straniere, per esempio, si scrivono magari chi la suona, chi lo produce, eccetera, ma non necessariamente il compositore del brano. Quando non sai qual è il compositore vero del brano, dovresti andare a cercartelo, informazioni su internet, eccetera, eccetera. Molto spesso, se metti l'artista, c'è un modo che lo riconduca automaticamente agli autori di quel determinato brano. Comunque, quello che ho obbligo di legge è mettere autore e il titolo, e poi i propri dati in fondo. Per compilare un programma musicale della SIAE non è necessario essere iscritti alla SIAE, quindi non è obbligatorio essere un autore o un compositore. Quindi il campo numero di posizione SIAE lo devi compilare se e solo se sei un autore registrato, però non c'è nessun obbligo. Chiunque può andare a mettere musica in una serata senza aver mai composto un brano. Ci sono tutta una serie di aspetti che possono essere approfonditi. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e così vedremo poi di andare a rispondere a tutta una serie di domande che si pongono in questi casi. Ad esempio, anche quali sono gli adempimenti che deve fare un DJ per essere in regola per una serata. Fammi sapere qual è che ti interessa di più e continua a seguirmi su Essere DJ Oggi. Alla prossima!